19 Ronaldo Ingozzi, con il numero 8 Massimo Ba, con il numero 10 Gessi Di Bai, con il numero 11 Michele Bacci. Ma cioè, domenica scorsa c'era e seguì la partita. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui allo stadio Mariotti di Montecatini per la 10ª giornata del campionato di eccellenza toscana. Oggi ci aspetta, stiamo vivendo un grande derby con le due squadre pistoiesi, squadre storiche, infatti si stanno scontrando il Montecatini contro il Ponte Buggianese. Ricordiamo la squadra del Ponte Buggianese essere stata battuta soltanto una volta dall'inizio del campionato, infatti non è affatto una partita semplice. Al momento siamo alla fine del primo tempo e stiamo perdendo per 1-0, poiché a seguito di un rigore sbagliato da parte del Montecatini, il Ponte Buggianese ne ha approfittato per segnare appunto il punto appunto che gli permette di essere qua in vantaggio al momento. Entrambe le squadre sono piene di ex giocatori e infatti vediamo anche nella squadra del Montecatini un nuovo portiere che è stato tesserato questa settimana, il portiere Citti, che viene proprio dalla squadra del Ponte Buggianese. Quindi vediamo intanto un po' anche questa formazione. Allora, oggi al primo tempo abbiamo avuto in campo Citti, Coselli, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi, Dingozzi, Alessiani, Bibai e Bacci. Come ha detto la Sara, oggi tra i nuovi arrivati abbiamo per ora solo il portiere Citti in campo e vediamo se nel secondo tempo il mister deciderà se mettere o meno gli altri nuovi arrivati per vedere se smuovono un po' la situazione. Ci aggiorniamo alla fine della partita. E oggi ci è venuta anche a trovare una ex Miss Montecatini Calcio del 2019, Laura Magrini. Quindi intanto raccontaci un po' in breve com'è stata quell'esperienza dell'anno. Beh, allora innanzitutto saluto il mio vecchio pubblico, ormai non ero più su questa piattaforma da qualche tempo. E beh, tornare qua innanzitutto fa sempre un certo effetto, no? Perché comunque ho passato quasi 3 anni alla fine a venire sempre allo stadio ogni domenica. E è un bel ricordo, penso tutto l'anno che ho passato, insomma, sia stato un bel ricordo, lo ricordo sempre con piacere. Allora, dici un po' nel tuo percorso, quali sono stati i ricordi più indelebili per te? Va bene, allora, nel mio percorso innanzitutto c'è da precisare che io non ero sola, io ho conosciuto una delle mie migliori amiche qua, che aveva vinto la fascia del calcio 2 anni prima, quindi diciamo che siamo sempre state un duo, lo siamo tutt'oggi nella vita normale, non più nel calcio, quindi diciamo che tutti i ricordi belli io li ho legati a lei, venivamo allo stadio insieme, comunque seguivamo la squadra sempre insieme, proprio il clima che si creava qua, no? Anche fra di noi, perché alla fine ci ritrovavamo sempre, era sempre piacevole. Perfetto, grazie mille. Grazie.
Non fallo, che Si è conclusa adesso la partita e si è confermato purtroppo il risultato del primo tempo, quindi ennesima sconfitta qui allo stadio Mariotti per 1-0. Purtroppo qua in casa la squadra del Montecatini non riesce a dimostrare la sua forza, insomma, e potenza che li contraddistingue durante le trasferte, mentre il Pontebugianese, grazie anche a un nostro errore difensivo, è riuscito a passare in vantaggio e poi a dimostrare tutta la sua forza e grande appunto difesa durante poi tutto il resto della partita. Allora, sentiremo anche il mister per vedere come si organizzerà per le prossime partite, se ha intenzione di mettere in gioco anche i nostri nuovi ragazzi, per vedere se riusciamo ad ottenere più punti e anche a sfatare questa cosa che in casa purtroppo non abbiamo un grandissimo appeal con la vittoria. E speriamo bene nelle prossime partite, forza Ironi! Forza Ironi! Allora mister, purtroppo ennesima sconfitta in casa e hai trovato un po' delle motivazioni, diciamo, a queste mancanze casalinghe rispetto alle trasferte che ottengano altri risultati? No, non credo che sia una questione di casa e fuori, è questione della storia della partita, perché la partita poteva andare tutta in altro modo. Se noi andavamo in vantaggio con il rigore, sfruttavamo forse più le nostre armi di ripartenza. Invece abbiamo fatto due errori, rigore e poi dopo pochi minuti abbiamo concesso un gol veramente facendo un errore molto grave. E oggi il Ponte ha vinto la partita non avendo fatto neanche un'occasione da gol. E dal momento che però vanno in vantaggio, una squadra vera, organizzata, che si chiude benissimo. Il secondo tempo abbiamo giocato a una porta contro una squadra che era totalmente sulla linea difensiva e dopo è difficile trovare spazi, forse abbiamo sbagliato anche qualcosina perché non abbiamo allargato bene il gioco, non abbiamo trovato delle soluzioni, ci siamo fatti prendere un po' dalla fretta verticalizzando eccessivamente, però tutto sommato l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto. È che purtroppo se fai questi errori qui in questo campionato contro una squadra che è esperta di questo campionato li paghi molto cari e noi li abbiamo pagati cari. Spero vivamente che ci serva da lezione, perché dobbiamo capire che un'occasione, loro hanno mezza occasione e fanno un gol, non è solo questa partita, hanno vinto delle partite 1-0 dove hanno avuto pochissime occasioni e l'hanno sfruttate perché hanno una concentrazione elevatissima e noi invece si pensa che ci sia un'occasione poi tanto dopo ce ne abbiamo altre 4-5 e invece no, la prima è come se fosse l'ultima. Questo bisogna impararlo, perché se non si impara ne perderemo dell'altro in casa e fuori.
non fa tanta differenza. Allora, mister, abbiamo visto che i nuovi ragazzi si stanno già allenando, anche oggi in campo c'era il portiere nuovo. E rispetto agli altri, pensi già di metterli in gioco oppure aspetterai un po'? Vabbè, vediamo. Intanto City ha già giocato la sua prima partita titolare, Anut ha giocato 40 minuti e direi anche veramente molto bene. E Calabretta è entrato alla fine, piano piano si integreranno nel gruppo, si integreranno un po' nella nostra identità e quindi sono giocatori assolutamente importanti che ci daranno una grande mano per il proseguo della stagione. Grazie. Grazie a voi. Allora Simone, abbiamo già sentito il mister prima, quindi dacci anche te un po' un punto di vista sulla partita di oggi. La partita di oggi penso insomma l'abbiate vista tutti, abbiamo giocato contro una squadra organizzata che fondamentalmente ha sfruttato l'unica occasione che noi gli abbiamo concesso perché abbiamo fatto un errore difensivo e su una palla che è entrata in mezzo ai difensori è stato bravo Granucci a scavalcare il portiere, però 5 minuti prima abbiamo avuto un'occasione nitida calciando il rigore fuori, chiaramente al 21esimo una squadra come la nostra va in vantaggio, cambia totalmente la partita e non so come poteva finire. E poi dopo aver subito il gol siamo rimasti un po' così a vedere, il primo tempo non è finito con grandi occasioni, però era giusto insomma finire tranquillamente in pareggio il primo tempo, poi il secondo abbiamo giocato a una porta, loro si sono solamente difesi e non siamo stati bravi in 3-4 occasioni a buttarla dentro perché fondamentalmente abbiamo anche avuto queste occasioni, però giocare con la squadra che si difende così per noi non è facile, e insomma perdere una partita del genere è, cosa devo dire, pesante. Dispiace perché onestamente oggi mi aspettavo tutto tranne che perdere, questo devo essere sincero, perché la nostra squadra era pronta per questa partita, però se falliamo i gol fatti poi non ci resta che piangere sui nostri errori. Bene, e parlando invece dei nuovi acquisti, sono dei nuovi giocatori che tu vabbè, segui durante tutta la settimana, durante gli allenamenti, e alcuni di loro sono entrati anche in partita oggi. Come li vedi un po' anche il loro inserimento, come sta andando? Sì, diciamo che già 2 settimane che sono qui con noi. Anut aveva già esordito anche proprio 2 sabati fa contro una partita che aveva fatto i Juniores. Aveva giocato anche molto bene e oggi ho avuto il modo di esordire qui in casa, esordire in campionato d'eccellenza. Citti, anche lui 10-15 giorni che si allena, era pronto per giocare, non è che ha avuto molti interventi da fare, però sta andando bene. E Calabretta uguale, ha giocato pochi minuti, 15 minuti, però insomma si stanno integrando. Ragazzi, spero che ci diano una mano perché insomma andava sostituito gli infortunati. E si sono inseriti bene nel gruppo, insomma ho visto che poi sono anche pronti perché altrimenti il mister non l'avrebbe messo in campo. Va bene, brucia questa sconfitta e qui non si sa appunto se non porta molto bene il campo perché su 6 partite 4 le abbiamo perse. Vabbè, vedremo, dai, ancora il sì, campionato vedremo, è lungo. Vedremo, ecco, cosa vedremo fare, di riprenderci. Se sfatare questo campo oppure cambiarlo questo campo, non lo so. Vabbè, vedremo un po' quale tecnica soluzioni anche utilizzare. Grazie mille.